Pensate al club per eccellenza. Pensate ad una notte esclusiva. Pensate ad un'azienda prestigiosa. Tutto questo sembra un sogno, in realtà non lo è. Come tutti gli anni, Tender Capital ha organizzato la festa di fine anno per festeggiare con amici e talenti. Let's party! Il presidente Moreno Zani stupisce tutti ancora una volta. Infatti il tema della serata è Glizzy e la location è niente meno che il Plastic di Milano. Tender Capital si è sempre distinta per scelte particolari, controcorrente, diverse, e questa era forse l'emblema di questo tipo di pensiero. Sì, perché il glamour non bastava e di conseguenza siamo passati al glitzy, perché l'obiettivo è sempre avanti. Un club di fama internazionale, ritrovo di esteti, novelli bohemien e poeti della notte. Insomma, questo locale dagli anni Ottanta è sempre stato frequentato da artisti e talenti di ogni genere e tipo. Plastic si è sempre contraddistinto per avere una visione nuova, diversa, era ed è il motivo per cui gli artisti lo amano, rappresenta l'avanguardia. Noi speriamo nel nostro lavoro di rappresentare lo stesso valore. E la location non poteva essere più azzeccata, se pensiamo al progetto Tender to Talent, nato da un'idea di Moreno Zani, fondatore e presidente di Tender Capital, con lo scopo di dare un sostegno costante e un'opportunità concreta al talento, accomunando realtà diverse ma simili e favorendo la comunicazione tra il mondo dell'arte e dello sport. L'equitazione è la nostra passione principale. L'anno 2014 per noi è stato importantissimo perché è nata Tender Capital Stables. Dunque la nostra scuderia, che ha base in Francia ed è diretta da Edouard Maté e che a brevissimo avrà anche una nuova sede da cui partirà tutta un'attività importante, speriamo, per il 2015. Le grandi novità, perché adesso abbiamo una scuderia che si chiama Tender Capital Stable, è una grande novità, abbiamo un grande progetto che inizia questo anno. È una scuderia molto sportiva, dobbiamo andare a fare un grande concorso perché la competizione è molto importante per noi, anche per me, che per il signor Zani, perché a noi piacciono tantissimo. E compriamo i cavalli giovani e perché il nostro piace fare tutta la vita del cavallo, non solamente comprare 8 anni, fare un po' di gara e basta. E voglio comprare 4-5 anni e dopo facciamo tutti sul cavallo e se dopo vinciamo il Gran Premio è perché tutta la squadra lavora bene. Secondo me la prossima anno abbiamo ancora tanti da dire. In questa occasione si conclude la terza tappa di Tender to Art, Io e Te, un incubatore d'arte contemporanea ideato nel 2011 da Moreno Zani e Francesca Alfano Miglietti, teorico e critico d'arte, docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Alla serata hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, tra i quali il premio Oscar Tilda Swinton, il regista Luca Guadagnino, l'attrice Alba Rohrwacher, lo stilista Antonio Marras, oltre a vari protagonisti dell'arte, della moda e del cinema. Artisti, giornalisti e personalità illustri si sono raccolti per celebrare la conclusione di un percorso importante di valorizzazione dei giovani artisti, con l'auspicio che tra di loro possa trovarsi, un domani, un nome di spicco a livello internazionale.